www.ilvallore.it, il fatto nisseno. Mussomeli Pambormal 4-1 per il Parma. Siamo con mister Michele Torquato, allenatore del Mussomeli. Mister, il primo gol subito sul rigore ha influenzato molto la partita, anche nella psicologia, diciamo, dei ragazzi. È normale, quando dopo 7-8 minuti ti trovi già in svantaggio, la partita è in salita per una squadra che è debole, diciamo, mentalmente, ancora non abbiamo quella forza necessaria per reagire, diventa tutto più difficile. Peccato, perché i primi 5-6 minuti eravamo partiti bene con una palla gol per noi, purtroppo alla prima loro occasione c'è stata questa uscita del nostro portiere che ha causato sul rigore. Subito dopo due svarioni difensivi sul calcio d'angolo, due ragazzi messi a zona che lisciano tutti e due la palla. Difficilmente si vedono queste cose, però il calcio è questo: quando vai sotto 2-0, poi per una squadra buona, infatti sta facendo i playoff, diventa tutto più difficile. Abbiamo avuto una reazione poi sul 3-0, abbiamo fatto il 3-1 e abbiamo sferrato due grosse occasioni da gol davanti al portiere, una con Birrotto e una con Lentini, che potevano riaprire la partita perché era a 2-3 minuti dalla fine del primo tempo. Facevamo lì il 3-2, sono convinto che la ripresa sarebbe stata diversa. Che dire, ci rimbocchiamo le maniche, complimenti alla Parma che ha vinto meritatamente, continuiamo a lavorare per cercare di ottenere questa salvezza. Parma che vince fuori casa con le grandi, diciamo, il campionato di eccellenza, che ha vinto anche quindi a Mussomeli questa partita di oggi. Le prossime partite quindi saranno Licata, Mazzara e Marsala, queste tre partite quindi sono, diciamo, le tre che si contengono il campionato. Quindi com'è? Ormai tutte le partite per noi valgono 3 punti, certo, il calendario ora non ci agevola. La Parma, Valle, lo sapevamo che aveva ottenuto 21 punti in trasferta, più in trasferta che in casa, quindi era una squadra che si andava a giocare le partite ovunque e ha vinto oggi meritatamente. Ora abbiamo il Licata, il Marsala ed il Mazzara. Sono tre squadre che all'inizio erano le pretendenti a vincere il campionato, due ci sono ancora, uno sta lottando per i playoff. Però nel calcio non si sa mai, magari ti va male una domenica, ti va bene la prossima domenica. Il calcio, risultati scontati non ce n'è, e proveremo a giocare le nostre partite cercando di ottenere i punti di salvezza, e poi vediamo, facciamo i conti. La nostra situazione non era facile, anzi era disperata all'inizio, un mese fa. Tutto sommato ora come ora siamo ancora dovremmo fare i play-out in casa se finisse ora il campionato, quindi ancora dipende tutto da noi e da queste ultime giornate. Il pubblico, cioè Mussomeli, che quindi sta andando ultimamente molto bene, quindi ha ricappato le avversarie a livello zona salvezza. Un suo appello per il pubblico, cosa vuole dire al pubblico? Non lo so, io ho provato anche, non sono uno molto social, però anche sul mio profilo a dare una carica, a cercare di fare venire più gente possibile allo stadio, perché questa squadra ne ha bisogno. Avremo bisogno in queste ultime partite, specialmente che ne abbiamo un invio in casa del nostro pubblico, perché il fattore campo può risultare determinante. Speriamo che il pubblico mussomalese si avvicini in quest'ultimo mese e mezzo alla squadra, che ci dia una mano anche sotto questo aspetto. Grazie mister. Prego, grazie a voi. www.ilfattodelvallone.it, il fatto nisseno. Mussomeli Pambormal 4-1 per il Parma. Siamo con il mister Mutolo, allenatore del Parma. Mister. Sì, diciamo 4-1, penso che il risultato parla da solo, no? Abbiamo meritato la vittoria ampiamente, abbiamo stato col piede, con l'approccio sbagliato, perché i primi 10 minuti loro, insomma, si sono messi in difficoltà, è stata la grande parata di Tarantino, poi il calcio di rigore e il 2-0 che abbiamo fatto subito dopo, penso che loro ci abbiano tagliato le gambe. Abbiamo avuto altre 4-5 palle gol per poter andare in rete, quindi abbiamo avuto il primo tempo 3-0, poi abbiamo dato l'ingenuità del rigore. Però devo dire,
per il periodo in cui veniamo, credo che abbiamo fatto una grande prestazione. Giocare in questo campo, insomma, a calcio penso che sia difficile perché è molto sabbioso, anche se è un bel campo, credo che fosse magari un po' più curato come terreno potrebbe essere ancora migliore. Quindi abbiamo cercato sempre di fare calcio come piace a noi e, ripeto, venivamo qui in un momento di difficoltà, soprattutto perché siamo rimasti in pochi, abbiamo, come avete visto, ho fatto giocare, i miei cambi sono tutti 2099, tutti i ragazzini che a domani giocano con la Juniores, quindi questo, diciamo che sia le condizioni meteorologiche in questo periodo ci hanno condizionato, quindi purtroppo abbiamo perso qualche punto, in qualche partita non dovevamo perdere. Veniamo da un despendio di energie tra Marsala e Decathlon, non è differente, perché magari qualcuno ci vede là, ma la nostra squadra è stata fatta esclusivamente per salvarsi. Noi abbiamo un budget da tra le squadre siamo il più basso, quindi il nostro obiettivo era la salvezza. Ci troviamo là e noi tentiamo di fare playoff, però noi per andare a 1000 anche qui abbiamo dovuto fare un'ora di calcio. Questo è, quindi insomma sono contento per il risultato perché ci voleva dopo queste due partite che abbiamo fatto un punto. Una grande squadra e che si conferma anche grande soprattutto fuori casa. Sì, stanno, diciamo che forse siamo la migliore squadra, forse siamo il massimo che ricordo a questo punto, comunque la squadra che ha fatto 24 punti fuori casa su 44, quindi una media altissima. Diciamo che parlando anche di statistiche, la squadra dove hanno segnato tutto, già sono 2000, insomma, questo è per un allenatore sono soddisfazione. Abbiamo puntato sui giovani, quest'anno oggi ho fatto giocare un 99 con 2000 dietro, e credo che per un allenatore, per la società, è un voglio di soddisfazione. Voglio concludere, oggi c'è stata una cosa che magari non l'avremmo voluta fare, nel senso che era meglio che il ragazzo sarebbe stato in vita, nel senso che questa cosa non sarebbe successa, no? E quindi però il nostro pensiero, sì, penso anche del Mussomelio, soprattutto perché, diciamo, l'iniziativa è giusto sottolineando parte dal portiere del Mussomelio, e abbiamo voluto onorare al meglio purtroppo la scomparsa del ragazzo. Quindi questa vittoria va dedicata a lui. Grazie.